Allora, amici, bentornati a Music Challenge, un saluto da Mimmo e da Vincenzo. E oggi, graditissimo ospite, un altro Vincenzo, il grandissimo Vincenzo Cairo. Ciao, ciao a tutti. Ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo, benvenuto, benvenuto con noi, noi siamo veramente felici di averti con noi. Sei un personaggio popolarissimo, diciamo, sui social, un artista, diciamo, che ormai spazia anche nel campo musicale. Più felici di così, non so cosa possiamo, come possiamo essere oggi. Grazie, grazie mille. Allora, Vincenzo, noi ho fatto un rapidissimo calcolo, no? Cioè, se vogliamo indicare un indice proprio di popolarità della persona, nonostante la tua giovane età, che hai appena 20 anni, beato te, appena 20 anni, se sommiamo tutte le visualizzazioni dei video, dei TikTok, di YouTube, di Instagram e così via, sei più o meno sui 10 milioni. 10 milioni? Non te le rimo fatte. E beh, mai. Se vedi, wow. Se vedi Spotify, ti vai a vedere le visualizzazioni su YouTube, tutti i TikTok, i follower su Instagram, gli iscritti sul tuo canale YouTube e fai tutta una somma, diciamo siamo su quell'ordine di grandezza. 10 milioni sono tanti, eh. Cioè, non mi riuscirei a immaginare 10 milioni di persone. 10 milioni, cioè 10 milioni di contatti, cioè di persone che... L'Italia è fatta da 60 milioni, insomma. Che sanno che esisto, praticamente, in un modo o nell'altro. Mi hanno visto almeno una volta. Allora, Vincenzo, vediamo un pochettino. Diciamo, a metà febbraio, quindi, diciamo, da pochissimo, è entrato in rotazione radiofonica il tuo nuovo singolo, Dimmi, che già era uscito, diciamo, sulle piattaforme digitali a fine dicembre, intorno a Natale, che si chiama appunto Dimmi. Allora, Vincenzo, parlaci un pochettino di che cosa tratta questo brano e come nasce questo brano. Ok, allora praticamente Dimmi è una canzone che parla di una rottura, della fine di una relazione. È una canzone che in realtà risale un po' di mesi fa, è stata scritta in due, diciamo, notti a giugno, proprio a metà giugno, verso l'inizio dell'estate. È una canzone che poi ho lasciato lì per me, l'ho fatta sentire a qualche amico, però non avrei mai pensato in realtà di portarla in studio o di farla uscire. Così è stato invece tipo intorno a ottobre, quando l'ho portata appunto in studio. Ci ho lavorato insieme al mio coautore, Manuel Finotti, e con cui abbiamo sistemato l'arrangiamento, cambiato alcune parole, magari aggiustato un po' la struttura del brano. E poi è nata quella che insomma che conoscete tutti. Niente, il bello è vedere come comunque, questa è una cosa che dico sempre, da una situazione come quella in cui stavo a inizio giugno, nel senso io mi ricordo che stavo sul letto, non questo perché nel frattempo l'ho cambiato, però che stavo sul letto col telefonino, il computer a scrivere mentre ascoltavo, io prendo questi type beat da YouTube, che hanno, diciamo, sono liberi e ti danno un po' l'idea per scriverci sopra, poi ovviamente li vai a cambiare con qualcosa di originale. Mi ricordo perfettamente la scena, no? In cui stavo in camera a scrivere e vedere mesi dopo il brano in appunto rotazione radiofonica, sui digital stores, tutto quanto, con la gente che lo ascolta e dice: hai perfettamente descritto la mia situazione, sono messa a piangere. È veramente un percorso che, visto da lontano, fa il suo effetto. Senti, da un punto di vista invece musicale, la canzone, no? Perché c'è, diciamo, c'è del pop, insomma, io sento musica pop, quindi una sonorità, una melodia anche italiana, diciamo, no? Quindi mista. Allora, diciamo, chi l'ha arrangiato questo brano? Come nasce questo arrangiamento? Allora, diciamo che la melodia, comunque il suono e tutto quanto viene da me. L'ho appunto scritta su questo type beat, si chiama, online. Poi ovviamente è stata costruita una base che fosse la mia, da Manuel, appunto, che è il mio produttore, su, diciamo, l'impronta di questo type beat online. Senti, allora, all'interno di questo, diciamo, del testo di questa canzone, insomma, traspare sicuramente forse un pochettino di malinconia, diciamo, sul passato, però comunque in un'ottica, diciamo, di guardare, ecco, al futuro, esatto, quindi di guardare in avanti.
Così? Sì, sì. La cosa che mi piace di questa canzone è che nonostante parli comunque di una rottura, di un qualcosa che è finito, ti dà l'idea del ok, mi tengo bene questo ricordo, so che è finita, mi faccio tutte quelle domande, chissà se anche tu mi pensi, chissà se ricordi quei momenti passati insieme, però in un certo senso ti dà questa idea di però ciò che è stato è stato, adesso andiamo avanti, insomma. Allora, Vincenzo, fammi capire una cosa. Allora, all'interno del testo di questa canzone poi tu nomini forse, non lo so, questo me lo sono immaginato io, uno degli amici a cui hai fatto sentire la canzone, questo famoso sì. Simo. Simo, Simone. Parlaci un esatto. po' di questo Simo, chi è questa persona? Allora, volete sapere, quando mi è capitato di scrivere anche quest'estate dei pezzi che comunque appunto sempre su questi tape beat online, poi li tengo per me e poi li faccio sentire ai miei amici. In particolare ci sono due amici a cui faccio spesso sentire quello che scrivo, uno è questo Simone, l'altro si chiama Lorenzo. E ti ho detto che la canzone era scritta in due notti principalmente, no? La prima notte ho scritto la prima parte, quindi la strofa fino al ritornello, la seconda notte tutta la seconda parte. Ecco, in mezzo alle due nottate, quindi quando avevo soltanto la prima parte della canzone, ho fatto sentire comunque a Simone questa parte. Quindi vabbè, che gli faccio sentire la canzone, che cominciamo a parlare dell'argomento in sé, lui dice no, è forte, è figa, dovresti continuarla, mi piace, tutto così. Quindi io quando sono andato a scrivere la seconda parte mi ricordavo di quel momento comunque passato con Simone in macchina che mi diceva la sua e tutto quanto. Allora mi è venuto Simo dice passerà, nel senso Simone dice che passerà. Bello. Che poi ho visto anche oggi, insomma, dietro a questo passerà, insomma, ci si è costruito molto, diciamo. Diciamo che è un consiglio, no? Che tanto passerà questa malinconia, diciamo così, giusto? Esatto. Sì, è una delle frasi, non pensavo, però è una delle frasi su cui la gente si è concentrata di più. Perché? Non lo so, forse perché ti dà proprio l'idea di essere una cosa vicina, capito? Nel senso, mentre molte frasi, le frasi troppo costruite, dove devi andare a cercare un significato, ti vai a chiedere cosa vorrà dire veramente. Quando invece ti dice proprio una frase palese della serie Simone dice che passerà, cioè è chiaro lì, no? È un tuo amico che ti dice che andrà. Quindi è un linguaggio quasi universale, cioè lo capiscono tutti quanti. Certo. Mentre certe frasi possono essere più ricercate, più elaborate, quello che Simone dice passerà, appunto. È così, quindi ti metto la verità in faccia. Senti Vincenzo, dimmi una cosa, allora... Può essere pure che magari la stia interpretando male, però mi sembra che Dimmi sia, diciamo, l'epilogo finale, ecco, di come lo spieghi. Era andata in un modo e poi è andata a finire in un altro. Esatto. Allora, secondo me le due canzoni si completano molto tra di loro, perché parlano entrambe di due aspetti differenti della stessa cosa, quindi dell'amore, no? Mentre come lo spieghi è molto... ha quest'ottica molto ottimista, nel senso siamo insieme, siamo felici, durerà per sempre, siamo destinati a stare insieme, i raggi dello stesso faro e tutto quanto, che è un aspetto dell'amore che esiste, per carità. Dimmi è come il complementare della serie, c'è del bello, però c'è anche del brutto, se si vuole dire. Al massimo si arriva alla rottura, magari penso, si può parlare anche di delle litigate, comunque del brutto all'interno dell'amore c'è sempre. E Dimmi è proprio quest'altra parte, no? Quindi amore soffere, che fa soffrire, insomma, sofferente, l'amore che ti lascia con questo amore in bocca della serie è finita. Però mi fa, sì, è bello la complementarità tra i due. Bravo. Però non era nata, cioè quando hai fatto Come lo spieghi? Come lo spieghi l'hai composta tu sempre, giusto? Sì, sì, un po' di meno, sono stato un po' più aiutato nella struttura di quel brano. Dimmi è un po' più mia. Un po' più tua. Però lo senti come tuo, come testo, come lo spieghi oppure... Sì, sì, comunque cioè, ci ho lavorato insieme, sono stato affiancato da comunque un mio coautore
con cui ci ho lavorato, però mentre dimmi è stato proprio una cosa mia portata in studio, come lo spieghi è nata da una cosa sua portata in studio e poi lavorata insieme. Ah, quindi, ho capito. Beh, comunque diciamo anche l'inizio di come lo spieghi, che adesso se te la ricordi a memoria almeno ci puoi ripetere il verso, non cantato, il verso in prosa. Diciamo, sembra un verso scritto da un Leopardi del 2020 praticamente. Come lo spieghi che alle 3 di mattina sono ancora sveglio, la mia testa è un foglio e il tono è un chiosso. Mi trovo un posto in cui siamo impazziti di felicità. Sì, mi piace un sacco anche la cosa che bella. Come lo spieghi inizia con come lo spieghi che alle 3 di mattina sono ancora sveglio, no? Dimmi inizia con oggi non so dormire. A volte mi scordo come si fa, cioè sembra che io soffra di insonnia, insomma. Senti, ma allora così, no? Adesso se uno volesse vedere il tuo percorso musicale, dice guarda, allora c'è come lo spieghi, ok, in cui tutto sta andando bene, c'è una sorta anche di idealizzazione e così via, poi è andato a finire con, come abbiamo visto, con Dimmi, e in mezzo, perché la prima è a marzo 2020, l'altra è di fine dicembre, febbraio di quest'anno, in mezzo a luglio del 2020 invece cosa succede? Cosa succede a luglio del 2020? C'è un bel video, quindi una bella canzone, quindi Loca con te di Giorgia Malerba, ok, dove compari tu insieme ad altri influencer e così via, dove c'è forse uno spartiacque, c'è un momento di felicità, insomma, di spensieratezza, o no? Diciamo che è stata un'estate abbastanza particolare, perché è stata un'estate piena di emozioni contrastanti, nel senso da una parte c'era questa ferita, dall'altra mi sono divertito veramente un sacco con amici, comunque ho avuto un sacco di svago durante l'estate, questo è vero. Non ti saprei dire se c'è proprio uno spartiacque tra le due canzoni. Vincenzo, ma allora dopo questi due brani, allora da un punto di vista diciamo anche musicale, no? Tu già sai che domanda ti voglio fare. Ok, sì. Quindi vedo già dal tuo sorriso, dice, non mi fare quella domanda. La domanda è, quindi musicalmente c'è un percorso, diciamo così, un percorso che continuerà. In cui ci vedremo ancora presente? Sì. È un percorso di cui già vedo, diciamo, una certa scaletta, una certa programmazione. Quindi sì, senz'altro sì. Vincenzo, noi siamo andati a vedere su YouTube, no? E praticamente di queste due canzoni, diciamo che su Dimmi c'è un video con delle parole che poi sono il testo della canzone. Di come te lo spieghi, no. Come mai ancora non è stato pensato un video per questi due brani? Allora, sembra una domanda che mi fanno spesso e sembra quasi fatto apposta, no? Mi è stato chiesto ma è una strategia, è una tattica? In realtà no. In realtà, come lo spieghi, è uscita a marzo, no? Lo sappiamo tutti, è marzo, il 20 marzo, e sappiamo qual era la situazione in Italia in quel periodo l'anno scorso, era scoppiata la pandemia. Quindi per motivi vari il videoclip era programmato, ma non siamo riusciti a farlo, insomma. Per Dimmi la situazione è differente, nel senso, dovevamo fare un videoclip anche di Dimmi, però il fatto che ho detto io studio pure all'università, era il periodo degli esami, delle cose, tutto quanto. Quando sono riuscito a tagliarmi del tempo per poter lavorare a quel progetto, ormai erano già passati 2 mesi dall'uscita, ho detto è meglio continuare a lavorare su un pezzo già uscito o cominciare magari a lavorare sul futuro. Ho detto Dimmi alla fine, cioè, chiude quel qualcosa, quindi ho detto vabbè, Dimmi ormai è stata fatta, come lo spieghi è stata fatta, lasciamolo dietro, cominciamo a pensare a un qualcosa di nuovo, una cosa, lavoriamo su qualcosa di nuovo, ecco, questo è quello che ho pensato, e quindi alla fine è stato deciso di non fare il videoclip. Il video del testo ci sta perché qualcuno lo ha messo in realtà,
Ah, ok. Questo... Quindi per questo c'è cioè, dimmi e non c'è di come lo spieghi, perché nessuno poi lo mise di come lo spieghi, insomma. Perfetto, cioè, non avevo notato questa cosa qua, che, non, che fosse di un altro... di un altro insomma sì, no. YouTuber, di un altro ecco. Vincenzo, prima stavi dicendo che praticamente studi, mi posso permettere di chiederti che percorso di studi hai fatto e stai facendo? Allora sì, io ho studiato 5 anni al liceo scientifico tradizionale, scienze applicate, che a differenza di quello tradizionale non ha il latino ma l'informatica. All'università invece ho preso economia, che non c'entra molto con il liceo, però era comunque una cosa, un percorso che mi interessava parecchio, quindi l'ho iniziato un po' male, devo essere sincero, perché non, molte cose mi mancavano, molte conoscenze preliminari non ce l'avevo, quindi sono entrato un po' in difficoltà. Ora mi sono rimesso in pari più o meno, però comunque sta andando bene, dai, diciamo di sì. Cioè per me lo studio è abbastanza importante, nonostante tutto il percorso social, discografico e tutto quanto, che spero comunque mi porti da qualche parte, la mia strada principale in teoria dovrebbe essere lo studio, appunto. E in un futuro, cioè quello che vorrei riuscire a fare e cercare di combinare le due cose, quindi magari l'economia con il mondo dei social network o comunque della musica, se mai non riuscissi come cantante o se mai non riuscissi come personaggio web. Quindi insomma tenere aperto comunque un secondo canale per vedere, ecco, come va a finire, se vogliamo. Esatto. Diciamo, il mondo dei social e della musica è quello un po' più rischioso, quello dell'università è quello un po' più tradizionale, appunto, che ti dà un po' più di sicurezza. Allora, Vincenzo, tu praticamente sei un, se non erro si dice, TikToker. Sì. TikToker. Sì, sì. Da milioni e milioni di follower, insomma. Un milione e uno, sì. Mamma mia. Un influencer ovviamente anche, quindi hai iniziato questo percorso su TikTok con il nome, con il nick Vicai. Sì. Per poi ritornare a Vincenzo Cairo, è stata una necessità o un modo per dichiarare, ecco, sono qui, sono io? Allora, in realtà mi fa quasi un po' ridere questa cosa. E quando ho iniziato TikTok, nell'ormai lontano agosto del 2018, mi trovavo in Germania. Vabbè, l'ho scaricato perché comunque mi annoiavo. Sono stato un mese in Germania con mio padre per lavoro, insomma, doveva lavorare lui. E in realtà sono sempre stato, ho sempre avuto questa, come dire, questa voglia di cominciare a pubblicare contenuti online. Però mi sono sempre, da una parte, vergognato, dall'altra avevo un sacco paura del giudizio delle persone, no? Sia di chi mi conosceva, ma anche di chi magari non sapeva chi fossi. Quindi in realtà il nickname Vicai era proprio un nome per dire, ok, sono io, perché Vincenzo Caio. Però allo stesso tempo non volevo che chi mi conosceva dal vivo sapesse di TikTok o cose del genere, insomma. Quindi era un po' un modo per nascondermi. Quando poi i primi video hanno cominciato a fare i primi grandi numeri, diciamo, tra virgolette, quindi i primi followers, le prime cose, allora ho detto, ormai è andata, Vincenzo Cairo. Ovviamente le prese in giro ci sono state, ma quello qualsiasi cosa fai, come ti metti un po' in mostra, la gente è pronta a giudicare, quindi fa parte del gioco. Pian piano ti costruisci quella corazza di, diciamo, obiettivi che hai raggiunto, che ti fa dire, vabbè, vedi, però ora so 1 milione, quindi la gente che rosicava
E poi, insomma, diciamo che il tuo primo incontro con questi follower può essere stato il palco del Romix. Sì. Del Romix del 2019, che fu veramente, sì, diciamo, penso, un palco importante. Allora, in realtà già prima avevamo creato qualcosa di, dico, abusivo, tra virgolette, però era della serie... ci vediamo in piazza con altre persone, e quindi era una specie di incontro abusivo, non è la parola giusta, nel senso non ufficiale, ecco. E Romix è stata proprio la prima volta in cui mi sono visto così tante persone davanti, e però era bellissimo perché le vedevi e dicevi cavolo quanta gente, poi loro vedevano te e loro ti cominciavano a urlare, a chiamare, no? Quindi dicevi ok, c'è tanta gente, però c'è tanta gente per me, e era una sensazione bellissima, veramente bellissima, che purtroppo non so quando si potrà vedere, però era veramente una bella sensazione. È diversa come sensazione che magari fai una live su Instagram, su TikTok, e leggi tutti i nomi, quei vari commenti, non so, sei bellissimo, salutami, così, a invece vedere tutta la gente davanti che ti urla, che ti chiama, cioè è una cosa forte, è bella. Allora, io ripeto, anche perché sono molto curioso, quando diciamo dobbiamo intervistare qualcuno con Mimmo, andiamo un pochettino a spulciare video, chiacchiere, storie, sono andato a trovare un video su YouTube di un casting di Cantieri Sonori. Un casting? È stato molto molto bello, perché dove parli praticamente della differenza fra messaggio virtuale e messaggio cartaceo. Sì. Quindi la differenza fra il messaggino WhatsApp e la lettera. Allora, io vorrei, visto che siamo qui, vorrei leggere, perché me lo sono scritto, la parte iniziale di questo video, e poi ti faccio la domanda. Il video, faccio una premessa, era il video fatto proprio per preparare il lancio di Come lo spieghi, uscì una settimana prima, e era atto proprio, cioè collegato a Come lo spieghi, appunto. Quello la cosa è scritto da me, ci okay. Tengo a dirlo. Ok. La cosa che amo delle lettere è che, al contrario di un bel messaggio scritto su WhatsApp, che viene apprezzato quei 2-3 minuti per poi sprofondare in mezzo a miliardi di altri messaggi finendo nel dimenticatoio, è che questa lettera sarà qui ogni volta che vorrai, e se un giorno te ne vorrai sbarazzare non ti basterà premere un pulsante per archiviare un'intera conversazione, ma dovrai trovare la forza di rileggere le prime righe per riconoscerla in mezzo ai fogli sparsi sul tuo comodino, per poi prenderla e gettarla via. È bellissima questa cosa. Bella. La cosa che mi ha fatto pensare è che, premetto, di ragazzi ne stiamo intervistando parecchi, perché ci piace un po' questo fatto di vedere, come dire, ecco, uso sempre questo termine qua, ciò che c'è, il fuoco che c'è sotto la cenere. Allora capisci che nella vostra generazione, anziché esserci l'esigenza di qualcosa di immateriale, quali i messaggi e la musica su Spotify e tutta questa cosa, e la videochiamata, la videoconferenza, invece c'è al contrario una necessità forse di avere qualcosa di touchable, di toccabile, di fisico, se vogliamo. È effettivamente così, cioè che... è effettivamente questo che vogliono i ragazzi. Allora, ti faccio vedere la mia stanza, per dirti, no? Tutti quanti noi abbiamo le foto sul telefono. Io ho tutte queste fotografie. Qua sopra. No. Qua. Perché? Bene. Questo almeno è il mio pensiero. Un attimo che li metto qua. Siamo in una... in una realtà in cui è forte la, appunto, immaterializzazione delle cose, no? Quando io, a me è successo spesso di perdere tutti i dati sul telefono, perdere le cose, e una volta che le hai perse è andato, cioè
ed è molto più facile perderle o cancellarle. Cioè, basta premere un pulsante, c'è pure scritto, no? Una conversazione, basta che tu premi un pulsante e sparisce, no? Invece mi è capitato molto spesso anche di, non so, quando ti sbarazzi dei vecchi giochi da ragazzino, anche di quelle cose inutili che magari conservavi, poi una certa dici, vabbè, mi serve spazio nell'armadio. Quella difficoltà a vedere, che ne so, il biglietto del cinema del 2016, che è un pezzo di carta alla fine, no? Però lo vedi e fai, certo, però questo biglietto del cinema, mi ricordo quando ci sono andato con quella ragazza, e ti dispiace proprio buttarlo, però è un biglietto del cinema alla fine. E non lo so, io ce l'ho questo attaccamento alle cose pure stupide alla fine, però non lo so, io la vedo così, nel senso, mi piace dare il significato delle cose che posso avere in mano, posso avere vicino, posso avere pure qua, è pieno di, certo, delle fare vedere, c'è un palloncino, no? Questo qua rosa è un palloncino scoppiato, che dici, perché hai un palloncino scoppiato attaccato al muro? Però ha il suo motivo, quindi io questa cosa la sento molto, non so se è pure per gli altri. Oddio, è una cosa fisica, effettivamente, poi è più facile che possa ricordare qualcosa, non per niente, come hai detto tu, si conservano i biglietti del concerto, i biglietti della partita, cioè. Ma sì. Vincenzo, vorrei fare un ragionamento con te su un punto, no? Tu sei giovanissimo, hai 20 anni, oltre ad essere influencer sei un artista, tu sei un artista influencer. Allora, andiamo sulla parte dell'artista. Allora, tu hai 20 anni e come tutti gli artisti stai vivendo delle limitazioni a causa del Covid. Ok. Allora, innanzitutto ti vorrei chiedere come le stai vivendo e qual è proprio il tuo desiderio. Cioè, se oggi avessi la bacchetta magica e sparisse tutto questo Covid, cosa faresti subito? È difficile scegliere la primissima cosa. Senz'altro farei un viaggio, un concerto, proprio a vederlo, no? Pure le cose un po' più normali, stare in una folla di gente senza avere la paura che magari ci contagiamo, queste cose semplici, no? Che mancano, e nonostante un tempo fossero le cose più banali del mondo, adesso invece sembrano proprio qualcosa di speciale, no? E sempre ritornando al discorso delle conversazioni, eccetera, eccetera, l'altro giorno mi sono rimesso a leggere una chat di gruppo con i miei amici del 2018 e i messaggi erano: oh, io oggi cinema, oh dai, ci vediamo là alle 10. Ah, ok, no, io alle 10 non posso, facciamo 10:30, poi giochiamo a bowling, così, no? E quello era la mia quotidianità, ma roba che adesso mi sembra fantascienza, no? Alle 10 devo stare a casa, c'è il coprifuoco. Quindi, diciamo, mi manca proprio tutto. Poi, se potessi fare un viaggio, vedere un concerto, lo farei. Vincenzo, una cosa, ti ci vedi invece in un contesto senza Covid, invece su un palco? Sarebbe bello, ma so anche che devo lavorarci molto. Ad ora non sarei pronto a... Okay. Infatti, vabbè, non avrei i brani da cantare, ce ne avrei due, forse tre. Però dovrei proprio esercitarmi a livello tecnico per sostenere una cosa del genere. Per ora non mi reputo pronto. Questo a livello canoro, però invece in termini di impatto col pubblico, cioè ricordando quelle Romix 19? Allora, in termini di impatto col pubblico, adesso ti direi di sì, ma ti direi di sì perché... Io già nel 2000, ce l'ho scritto sulla porta, un'altra cosa, io c'ho la porta piena di cose da ricordare, un'altra cosa, io già nel 2018, 18 gennaio 2018, mi capitava di suonare in giro con Michelangelo Visi, non so se conoscete, e lui cantava. Io lo accompagnavo spesso con la chitarra, quindi lì mi ricordo l'impatto, cioè proprio l'adrenalina che ti sale. Diciamo che aver affrontato quelle situazioni adesso magari uno non è mai tranquillo, però mi darebbe la possibilità di
esibirmi in un contesto del genere a livello emotivo. Ma tu sei spaventato dal successo? Cioè, tu ricordi sempre che ad oggi sei molto spesso dietro a un, ecco, dietro uno schermo, no? Diciamo, quando si ha l'impatto col pubblico può essere qualcosa anche di, tra virgolette, scioccante, no? Perché effettivamente avrai stuoli di persone lì per te che ti vogliono toccare, vogliono l'autografo, vogliono la foto. Questo ti spaventa ad oggi o no? No, all'inizio sì, quando pure mi chiedevano le foto per strada, per esempio, no? Ero più intimidito io di loro che me le venivano a chiedere. Adesso invece capisco la situazione e quindi faccio: oh, ciao, sì, tranquilla, la foto. Ti riconoscono per strada, sì, ti riconosco. Sì, 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 sì. E l'ultima volta è successo ieri che sono uscito con tutta la mascherina, non capisco come fanno, però. Ma dove ti trovo? Dall'università? Dove che ti vengono a beccare? A casa? No, io sono uscito, io sono di Ostia, quindi vicino al Pontile, no? Sì. Però già quando vado a Roma magari capita. Quello che mi fa paura, che non è proprio una paura, però è una possibilità, è quando tutto ciò un giorno magari può finire, no? Nel senso, oggi ci sta, ti conoscono, sanno chi sei, ascoltano la tua canzone, però non è scontata come cosa. Cioè, il successo, sempre parlando di successo tra virgolette, non è una cosa che raggiungi e poi l'hai raggiunta. È una cosa che comunque ci devi lavorare giorno per giorno, perché basta veramente, certo, specialmente al giorno d'oggi, basta pochissimo per essere dimenticati dalle persone, purtroppo. Mentre prima, io almeno penso sia così, poi ovviamente non c'ero, però nel passato c'erano poche figure di riferimento, cioè conoscevi i Beatles, i Queen, Michael Jackson, che erano poca gente, che quelli erano ovviamente li conoscevi per sempre. Oggi invece, dato che c'è molta più possibilità per le persone di mettersi in mostra, quindi ci sono tantissime micro influenze, sì, tra virgolette, comunque tantissima, quasi, parlo quasi di rivalità, anche se non lo è, però nel senso c'è tanta gente che fa spesso anche le tue stesse cose, quindi è più facile che la gente ti sostituisca, tra virgolette. Certo, quindi, certo. Vincenzo, ti faccio una domanda, ti faccio una domanda su questo ed è la mia ultima domanda, poi io finisco con le mie domande e ti fa le ultime Vincenzo. Ti voglio chiedere una cosa relativamente proprio a questo. Gli artisti e anche in particolare anche gli influencer hanno, a mio avviso, mio personale avviso, una grande responsabilità, no? Nei confronti delle persone, perché è vero che si possono fare anche delle cose per gioco, per divertimento e così via. Però un cantante è sempre una persona che viene ascoltato, no? In macchina, viene ascoltato mentre si va al lavoro, mentre si sta a casa, e il cantante ti può dare quella parola, no? Quella frase che ti accende la lampadina durante la giornata o che ti fa spegnere la lampadina durante la giornata. Così come ad esempio quando si vedono, esatto, vedi le storie su Instagram degli artisti che si seguono e così via, si lanciano anche involontariamente dei messaggi che possono essere positivi o negativi che siano. Questa io la chiamo responsabilità. Tu lo avverti, diciamo, l'avverti questa responsabilità, questo peso o no? Come lo vivi? Tantissimo, veramente tanto. Devo dire che spesso e volentieri mi capita di, magari faccio una storia, proprio di cancellarla, sì, non perché magari abbia detto qualcosa di sbagliato, però mi rendo conto di magari questa cosa potrebbe sembrare quest'altra, questo tono potrebbe dare questa idea, questa parola potrebbe essere presa in tono in un modo negativo, no? Quindi mi capita di ponderare un sacco le parole che utilizzo, il tono che utilizzo, il contesto che magari registro, perché per me è molto importante, a parte che siamo in una situazione in cui è facile, cioè nel senso il gossip piace a tutti, quindi nel senso se succede una cosa, quindi ultimamente sto cercando di non ritrovarmi dentro, però sì, la responsabilità è tanta, la responsabilità è tanta, e devo dire che quello che sfugge un po' alle persone è che è vero che è un'alta responsabilità, però è anche vero che siamo sempre dei ragazzi di
20 anni, io sono anche tra i più grandi, diciamo, c'è pure chi ne ha 16, 17, 18. E nonostante la responsabilità, secondo me una persona può sbagliare. E più volte invece ho visto che magari una ragazzina di 17 anni, di 18 già, però nel senso, capitasse di sbagliare e tutti quanti aggredirla senza senso critico anche magari, no? Vincenzo, a inizio 2021 sei stato scelto come copertina della playlist Generazione Z. Che significa essere il simbolo della tua generazione? Wow, allora, devo dire che questa cosa mi ha fatto iniziare il 2021 proprio col sorriso così, no? E è particolare anche aprire Spotify e vedere la mia faccia su una playlist, no? E pensare anche là quanta gente apre Spotify tutti i giorni, apre quella playlist e mi vede, cioè, hai detto bene, cioè in quelle due settimane io rappresentavo la mia generazione con la mia musica ed è una sensazione strana, indescrivibile. Bella, essere il volto di tutta una generazione che va dai non so, 15 ai 25 anni. Giusto. Senti Vincenzo, suoni qualche strumento? Perché abbiamo visto che suoni la chitarra. Suono la chitarra, l'ho iniziato a suonare intorno alle medie, ma ho iniziato proprio con le basi e andavo dalle suore, per dirti, no? C'era questa mia amica che aveva cominciato a suonare dalle suore. C'erano queste suore che mi insegnavano il giro del do e queste cose qua. Poi io ho una fortuna, tra virgolette anche qua, che mio padre suona, nel senso ho fatto 4 anni di conservatorio col pianoforte, suona la chitarra, sta in una band da giovane, quindi mi ha insegnato molto lui a casa, sia di chitarra, che praticamente ho fatto un anno dalle suore, 2-3 anni da autodidatta, un anno di insegnamento vero e proprio, per un corso, che però a una certa non ti dico mi annoiava, però non mi piaceva così tanto come quando la imparavo a casa, no? Quindi l'ho smesso e ho continuato a suonarla a casa. E mio padre mi ha dato una grande mano anche col pianoforte, che pure là so arrangiare qualcosa, so accompagnarmi. Se mi chiedi qualcosa della teoria non ti so dire niente, però un po' l'orecchio ce l'ho, cioè sono abbastanza portato anche a suonare ad orecchio, però di teoria non so niente, non so veramente niente. Senti, ma è stato questo proprio il modo in cui ti sei avvicinato poi alla musica? Sì, sono proprio cresciuto in un ambiente dove mio padre ti ho detto che suonava, cioè questa band da ragazzino, mia sorella pure canta, prende corsi, bravissima pure lei. E quindi sono proprio stato abituato all'idea di musica ovunque, tutti i giorni. Mi ricordo da ragazzino, quindi proprio piccolo, c'era una canzone che si chiamava Una su un milione di Alex Britti. Non so se la conoscete. E mi ricordo che la ballavo con mia madre, nel senso mettevo i suoi piedi sui miei e dicevo amo mamma, amo, e io sapevo soltanto quello, no? Quindi già ho questi ricordi, proprio avevo avuto pochissimi anni. Allora Vincenzo, noi ti vogliamo ringraziare per, diciamo, il tempo che ci hai dedicato oggi. Grazie. Penso che sia stata una cosa molto bella approfondire, andare un pochettino più in profondità, diciamo, di chi magari apparentemente può sembrare leggero, può sembrare scanzonato e così via. In realtà abbiamo capito che c'è dietro Vincenzo Cairo, che vediamo tutti i giorni sui social, c'è un ragazzo con la testa sulle palle, un ragazzo che mette lo studio al primo posto, e perché quello può garantire un futuro, però nello stesso tempo che intrattiene i giovani in senso molto con un senso di responsabilità, che sente e che comunque, diciamo, ci sta regalando poco alla volta, diciamo, delle canzoni che comunque
trattano di temi che soprattutto i ragazzi, i giovani, comunque vivono, l'inizio di un amore, la fine di un amore e così via. Quindi ti vogliamo ringraziare per questo e speriamo di averti un'altra volta con noi. Grazie a voi. Grazie, ciao Vincenzo. Ciao, grazie Vincenzo ancora. Ciao. Siamo messi a nasconderci una storia.